Che cosa ci faccio con 20 euro? Beh, in realtà di questo periodo ho tipo un quarto di serbatoio, una pizza, una birra, ma non il caffè. Sì, questo sicuramente. Ma oggi voglio fare un esperimento un po' diverso dal solito, anche rispetto ai video che avete visto finora sul nostro canale. Infatti andrò a provare ad investire in pubblicità questi 20 euro su uno dei nostri video che abbiamo già fatto su YouTube per vedere se vale la pena oppure no andare ad investire in pubblicità tramite Google Ads. Il video che ho scelto di pubblicizzare è quello che in assoluto finora ci ha dato i maggiori riscontri. E come potete vedere, nel momento in cui sono andato ad attivare questa campagna, il video aveva ottenuto 2671 visualizzazioni e aveva fatto ottenere al canale ben 11 iscritti. La campagna durerà 2 giorni, al termine del quale andremo a vedere se con i nostri 20 euro avremo guadagnato tante o poche visualizzazioni, tanti o pochi iscritti, e andremo a vedere se ne sarà valsa la pena. Quindi vi do appuntamento tra 48 ore, che però in realtà per voi saranno solo pochi secondi. Eccoci qua, sono passate 48 ore nelle quali abbiamo investito questi 20 euro, quindi divisi 10 euro per giorno in pubblicità su YouTube, e questi sono i risultati. Come vedete, abbiamo ottenuto in queste 48 ore nelle quali abbiamo pubblicizzato il video circa 800 visualizzazioni, perché come vedete un buon 96% è arrivato appunto grazie a YouTube, quindi 800 poco più sono state le visualizzazioni ottenute. E rispetto a quando abbiamo iniziato la campagna di pubblicità, il numero degli iscritti ottenuti tramite questo video caricato è passato da 11 a 13, quindi con un guadagno netto di 2 iscritti. A conti fatti, quindi noi abbiamo speso 10 euro per ottenere un iscritto, con 20 euro ne abbiamo ottenuti 2, e il numero di visualizzazioni che effettivamente è stato più alto rispetto alle 20-25 che otteneva quotidianamente il video, per me non va a giustificare la spesa. Quindi fate voi due conti: se effettivamente la media fosse 10 euro per un iscritto, per ottenerne soltanto un migliaio di iscritti si dovrebbero andare a spendere 10.000 euro 84 milioni di euro. in pubblicità, che sono una cifra davvero davvero enorme in un periodo in cui anche economicamente, diciamo, ci sono altre problematiche. Vi chiedo allora di scrivere qui nei commenti se per caso qualcuno di voi aveva già fatto in passato delle prove del genere e come fossero andate. In futuro sto valutando l'idea di fare un'altra prova simile a questa, con un budget simile, ma al posto di andare a prendere il video che ho ottenuto il maggior numero di visualizzazioni, andrò a prendere uno dei video che ne ho ottenute meno, magari caricato recentemente, per vedere se magari anche questo può andare a influenzare i dati ottenuti grazie alla pubblicità. Ciao!